Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Ha inizio l'incontro con gli atleti italiani reduci dai giochi giovanili europei paralimpici e con gli atleti di nuoto rientrati dai campionati mondiali di nuoto paralimpico. Prende la parola il dottor Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Signor Presidente, grazie. Io, come sa, vado sempre a braccio perché preferisco farmi trasportare dalle emozioni di ogni singolo momento, ogni volta che lei ci onora dell'invitarci in questo splendido palazzo, casa di tutti gli italiani. Per me è sempre un privilegio e con orgoglio accompagnare i nostri atleti ed atlete della grande famiglia paralimpica italiana. Oggi celebriamo dei grandi campioni che si sono distinti ai campionati del mondo di nuoto e ai giochi paralimpici giovanili. Mi verrebbe da dire che oggi parliamo del presente ma anche del futuro. Questa è una sorta di sintesi spettacolare, un'immagine della famiglia paralimpica italiana. Abbiamo dei campioni oramai conclamati che guardano con attenzione al loro percorso verso, per molti di loro, Tokyo e la Paralimpiade 2020. E dietro, non me ne vogliate ragazzi perché avete l'età anche dei miei figli, i cuccioli, coloro che rappresentano il futuro del nostro movimento, che dovranno raccogliere il testimone prima o poi da parte di questi grandi campioni per portare avanti la loro capacità di rappresentare lo sport italiano paralimpico, ma anche di comunicare tanto e di più a tanti altri ragazze e ragazzi che ancora non si sono avvicinati allo sport. Carissimo signor Presidente, vorrei cominciare ringraziandola a nome di tutti i presenti per averci ricevuto qui al Quirinale, dimostrando come sempre la sua grandissima attenzione verso il movimento paralimpico. Quello che è successo a Londra ha sorpreso tantissime persone per l'eccezionale risultato ottenuto dagli azzurri della FIMP. Sì, con orgoglio possiamo dire siamo campioni del mondo. Vi direi che un applauso intanto ci sta. Per ben 20 volte, tanti quanto sono gli ori conquistati, il nostro inno è risuonato nell'Aquatic Center di Londra, una volta addirittura insieme, ricordando forse la gara simbolo di questo mondiale che è stato l'oro ex aequo con quel cattivone del mio compagno di allenamenti Simone Barlam. 50 medaglie sono tante, basti pensare che meno di 10 anni fa, nel 2010, gli ori mondiali furono soltanto 2, per un totale di 5 medaglie, e oggi sono 20 ori con 50. Tanti potrebbero dire che è un miracolo, che è una roba impossibile. Io sono convinto che oltre al dover ringraziare in questa parte che gli atleti, io vorrei ringraziare anche quell'altra parte, che è la parte che sta negli uffici, che sta sul campo e che ha permesso in soli 10 anni di avere risultati non solo con i grandi, ma anche con i cucciolotti che sono stati in grado di vincere 23 medaglie a un europeo. E con questi risultati io sono sicuro che se il presente è già molto bello, il futuro sarà ancora più roseo. Questa parte me la devo leggere. Che è molto bella, ma è molto bella come è scritta. Signor Presidente, il valore delle nostre imprese sportive va al di là delle medaglie e dei record. Credo che noi, come atleti paralimpici, portiamo anche un messaggio sociale per diffondere i valori dell'uguaglianza, il rispetto della diversità e l'accettazione dell'altro. Lo sport diventa un modo di fare in cultura per aiutare la società
a comprendere che disabilità non è una parola negativa. Per questo, per i valori di cui siamo portatori, spero che questa cultura sportiva possa avere sempre più attenzione, come ha fatto lei onorandoci con questo invito al Quirinale. Vorrei chiudere ricordando quello che ha detto un altro presidente nel lontano 1982 con questo gesto: non ci prendono più, perché il futuro è ancora tutto da scrivere, ma il presente, quello, è nostro. Grazie. Grazie per aver invitato anche noi, diciamo, degli europei paralimpici giovanili qui e comunque ad aver dato anche a noi giovani importanza e che attraverso anche, diciamo, queste esperienze cerchiamo di formarci per qualcosa di futuro, che speriamo verrà. E anche attraverso, diciamo, questa esperienza, io ho il secondo europeo giovanile paralimpico che ho affrontato e entrambi mi hanno dato, diciamo, degli aiuti, mi hanno insegnato anche a crescere e anche a credere un po' di più in me stessa e a cercare di pensare a qualcosa magari di futuro, a cercare di guardare avanti, detto molto tra virgolette, e quindi a cercare anche di cercare di creare un gruppo che noi nel judo stiamo cercando di creare con la FISPIC, questo gruppo di giovani che tra noi anche ci sosteniamo e cerchiamo di andare avanti, di crescere. Quindi sono molto felice, anche se un po' imbarazzata, di essere qui, perché per me è veramente un onore. Benvenuti al Quirinale, è un grandissimo piacere avervi qui. Saluto il Ministro, il Presidente Pancalli, che al Quirinale ormai è di casa, per la verità, il Presidente Valori e tutti voi. Saluto voi atleti, bravissimi, ma saluto i dirigenti, i tecnici, i preparatori, tutti quelli che hanno contribuito, reso possibile questo grande risultato che avete conseguito sia 5 mesi fa, i giovani, sia 2 mesi fa, il nuoto, e 3 giovani in tanta specialità, il judo appunto, come è qui rappresentato magnificamente da Asia Giordano, il basket, il nuoto stesso, l'atletica leggera, e nel nuoto, insomma, la somma dei 2 eventi come medaglie è un patrimonio inestimabile. Siete davvero campioni del mondo, bravissimi. Ed è un piacere avervi qui. Il Presidente Valori ha detto alcune cose importanti che vorrei sottolineare. Riprendendo, ha sottolineato l'importanza delle medaglie. 20 di oro, 18 d'argento, 12 di bronzo sono un bel patrimonio per il nuoto paralimpico italiano. Ma ha aggiunto una cosa che è in linea con quanto dice il Presidente Pancalli continuamente. Ci sono altre 2 cose, le ha detto, molto importanti, forse anche di più. Il numero così alto degli atleti della federazione. 900 atleti è una grande realtà. E il fatto che sia in crescita dimostra che il movimento sta attraendo sempre più giovani a impegnarsi nello sport. E quindi la curva ascendente che c'è stata nelle medaglie, dalle 2 tanto tempo fa, crescendo ogni volta il numero di medaglie per arrivare a questo straordinario risultato di 50, è il segno della partecipazione così ampia che cresce nel movimento, nel nuoto paralimpico, come in tutti gli sport paralimpici. L'altra cosa importante, vorrei riprendere del suo intervento, è che molti ragazzi studiano, alcuni sono già laureati. Questo sentirsi responsabili anche socialmente nel proprio futuro è di straordinaria importanza.
affianca l'impegno sportivo e lo proietta nel contributo alla nostra società. Avete dato un grande contributo con i risultati di questi due eventi, sia 5 mesi fa che 2 mesi addietro, che avrei fatto risuonare tante volte l'inno nazionale, alzare la bandiera italiana, tante volte è stato un grande contributo al nostro paese. Ma il contributo che date alla vita quotidiana, questo è altrettanto importante, sia con lo sport, inducendo molti altri ragazzi a impegnarsi nello sport, sia nell'impegno che farete nella società e che fate già da parte di alcuni attivamente nella società. Questo è di grandissima importanza. Il nostro paese cresce insieme a voi e il vostro contributo è davvero importante. Mette Pancalli sa quanto sia cresciuto nel corso del tempo il contributo del Movimento Paralimpico, ma questo è un vantaggio crescente per il nostro paese. Qui davanti e dietro vi sono atleti che hanno raccolto ciascuno anche numerose medaglie. Come avete fatto è davvero di straordinario significato. Ma quello che vorrei dirvi è importante il messaggio che trasmettete al nostro paese. Quando lei ha detto, Presidente Valori, che per lei è non soltanto una soddisfazione ma una missione quella dell'impegno nel movimento paralimpico, nel nuoto paralimpico nello specifico, è molto importante. Ed è una missione che della Repubblica, non è soltanto sua, non è soltanto vostra. Grazie per la vostra attività, grazie per le vostre capacità, grazie per il vostro impegno. Siete una magnifica rappresentazione dell'Italia. Prego.